C'è un paio di scarpette rosse, numero 24, quasi nuove. Sulla suola interna si vede ancora la marca di fabbrica, Schulz Monaco. C'è un paio di scarpette rosse, in cima un mucchio di scarpette infantili, a Buchenwald. Più in là c'è un mucchio di riccioli biondi, di ciocche nere e castane, a Buchenwald. Servivano a far coperte per i soldati. Non si sprecava nulla. I bimbi li spogliavano e li radevano, prima di spingerli nelle camere a gas. Ci sono un paio di scarpette rosse. Di scarpette rosse per la domenica, a Buchenwald. Erano di un bambino di 3 anni, forse di 3 anni e mezzo. Chissà di che colore erano gli occhi, bruciati nei forni. Ma il suo pianto lo possiamo immaginare, si sa come piangono i bambini. Anche i suoi piedini li possiamo immaginare. Scarpa numero 24, per l'eternità. Perché i piedini dei bambini morti non crescono. C'è un paio di scarpette rosse a Buchenwald. Un paio di scarpette quasi nuove. Perché i piedini dei bambini morti non consumano le suole.